Allora, questo è l'ultimo giorno prima dello stupidissimo lockdown, che attenzione, in realtà è intelligente, perché questo impedisce a tutti noi di andarci a riunire a Capodanno e di infettarci. Però cazzo, almeno permetteteci di uscire in moto, visto che il fine settimana non si potrà fare nulla, nonostante il tempo sarà sicuramente bellissimo. Sto andando a Marina dai ragazzi a fare un po' di bordello. Oggi voglio raccontarvi classica proprio cosa da motoblogger, quando sono stato totalmente scammato da GoPro. Perché voi non lo sapete, ma GoPro si fa vedere come il brand innovativo, quello per le fotocamere ultramoderne di ultima generazione, è super affidabile, ma in realtà dietro quelle immagini piene di pixel e di colori c'è molto altro, qualcosa che nessuno si aspetterebbe mai. Oddio, forse la sto facendo troppo tragica, in realtà non è così grave come la si pensa. Però io ho comprato la mia prima action cam nel 2016, la mia prima fotocamera in assoluto, una stupidissima Apeman 1080, manco la 4K, perché ero talmente povero da non potermi permettere manco la 4K. Quindi ho preso un action cam da 30 euro scarsa, diciamo che quello che doveva fare lo faceva. Video non il massimo della qualità, ma va bene, dai, accontentiamoci. Per 30 euro è già un miracolo che si accendeva. Quindi ho deciso di fare il salto a GoPro esattamente nel 2018, quando ho detto va, inizio a lavorare, e con i miei primi soldi ho detto ma vaffanculo, ora mi compro una GoPro. La mia scelta è stata una GoPro Hero 5 usata. Immagini di qualità, tutto bello, se non fosse per il fatto che i primi problemi sono subito palesati dopo qualche mese, perché mi accorgevo che ogni tanto si bloccava. Una action cam da 300 euro non ti aspetteresti che si blocca. Siccome era usata, a me ho detto vabbè, facciamocela andare bene. Ok, quello è stato forse il primo dei problemi. Il secondino è stato quando praticamente mi accorgo che con la GoPro messa sul casco ad un certo punto si interrompeva l'audio registrato. Dopo una breve ricerca ho scoperto che è praticamente un difetto super comune di tutte le Hero 5. Non si capisce perché lo fa, ma praticamente è come se il sistema entrasse in protezione quando il vento diventa esagerato e praticamente non registrasse più l'audio, che ho potuto osservare benissimo da prendere le tracce audio di Premiere. E poi c'era la bellissima GoPro app che ho avuto l'occasione di utilizzare. Male, perché? Perché per collegarla ci voleva praticamente la richiesta da fare al Premiere, e quindi era un po' un bordello. Premiere al papa e a mia mamma, che è la cosa più complicata. Una volta fatto questo, non ti assicurava neanche una connessione ottimale, perché ogni tanto si bloccava la connessione e quindi dovevi riconnetterti, che era un bordello. Ma va bene, tralasciamo questi piccoli difetti di fabbrica che non dovrebbero esserci su un top marchio come GoPro. Diciamo che il problema fondamentale è stato quando ho acquistato la GoPro Hero 7, presentata con un video fighissimo, spettacolare. In effetti la caratteristica tra il 4K a 60 fps e il 1080 a 240 fps sono importantissime, perché puoi fare uno slow-mo per 8, che è il doppio appunto di GoPro Hero 5, anche perché 4x2 fa 8. In effetti faceva tutto, la qualità era molto meglio. Il problema è che anche la Hero 7, nonostante essendo più nuova della Hero 5, già mi ha dato dei problemi, sempre comprata usata. Renderla nuova non ha molto senso, a meno che non sia un ricco di merda. Mi sono già i primi problemi con la GoPro app. Classica cosa è la Hero 5, però porca puttana, potevano un po' sistemarla. Quello che ovviamente GoPro non ti dice è che questi facciamo un bruttissimo sorpasso, non è che andiamo a finire nel muro. Praticamente è venuta l'esigenza di dire ok, ma io vorrei registrare l'audio della mia voce. Mi ha informato e avendo trovato il modo, che era prendere il Lavoisier e collegarlo alla GoPro, uno dice avrà un jack da 3.5. Ah, no! Non lo ha. Quindi mi è toccato comprare l'adattatore. Quindi siccome l'adattatore costa 70 euro senza alcun apparente motivo, ho deciso di registrarli in maniera un po' più rustica. Mentre collegavo, ma porca puttana, è arrivata una balena addosso. Praticamente collegavo il jack al telefono e il telefono lo mettevo nel giubbotto. Quindi immaginatevi voi che ogni volta che dovevo partire con la moto, mentre andavo con i miei amici, tra l'altro, dove c'ero io come un deficiente che dovevo ogni volta far partire la GoPro e l'audio, e poi dovevo sincronizzarli in post produzione. Dopo un po' ho detto questa vita di merda non si può continuare a fare, quindi ho detto vaffanculo, ora mi compro l'adattatore. Per l'adattatore al modicissimo prezzo di 70 euro, siccome sono italiano, no? E allora voglio cercare tutti i modi per fottere il prossimo e coltivare il mio bellissimo orticello del cazzo. E allora ho detto ma ci sarà un modo per risparmiare su sto coso? GoPro, cioè, sento di gente che si accazza del GoPro gratis grazie ai sconti, a minchiate varie. Io perché non posso farlo? Ho trovato un mezzo modo, che era praticamente quello di iscriversi al sito di GoPro. Iscrivendoti al sito ti dava il 50% di sconto con asterisco su tutti i prodotti in vendita. Dico va bene, proviamo. Siccome l'abbonamento al sito costava 5 euro, io manco l'ho disattivato, mi hanno sucato altri 5 euro. Comunque l'abbonamento al sito costava 5 euro, allora l'ho fatto nella speranza di prendere il microfono scontato. Guarda caso
fortunatamente la cosa, diciamo che mi riesce. Non era proprio un 50% di sconto fatto all'adattatore, ma un buon 30%, 35%, risparmiato qualche 20 euro. Vado ad acquistarlo. Oltre all'abbonamento speso a GoPro Plus, gli stronzi volevano pure 8 euro di spedizione. Ma io là mi sono incazzato! Però me lo sono comprato lo stesso perché non potevo farne a meno. Il secondo scam arriva nel giro di qualche settimana. Con questa situazione del Covid, ovviamente ci siamo trovati tutti dentro casa a menarci, a farci i cazzi nostri. Quindi l'unico modo per vedersi e incontrarsi e divertirsi con gli amici è tramite il computer in videochiamata. Però per appunto una videochiamata, lo dice il nome stesso, serve il video. E il video te lo dà soltanto una webcam che onestamente è il mio fisso, non ho mai avuto perché non ne ho mai sentito la necessità. Però mentre mi assaliva il dubbio del se comprare o meno una webcam, guardo nella mia scrivania e vedo una bellissima GoPro Hero 7. Ma cazzo, ma si potrà collegare in qualche modo? La risposta è no, cioè in realtà non senza niente. Una volta che una GoPro o un qualunque dispositivo digitale ha un'entrata USB, uno crede che in qualche modo si possa collegare a un altro dispositivo digitale, quale il computer, e invece no, invece è un cazzo. Invece la GoPro vuole venderti un altro fottuto cavo che non trovi nella confezione. Io più mi addentravo in questa storia più capivo di avere a che fare con una cosa come Apple. E allora serve un cazzo di cavo che sarebbe l'HDMI mini. Cioè in realtà alla fine non l'ho comprato, sono riuscito ad averlo in qualche modo perché ho conoscenze. Speriamo che non muoio. Vado per collegarlo e ovviamente non funziona un cazzo. E allora vado sul sito della GoPro e mi accorgo che io sono un idiota, e quindi siccome leggo troppo velocemente c'era bisogno di un'altra stupidissima cosa, un altro adattatore. E allora GoPro: ma ti piacciono proprio? Per qualunque cosa la risposta di GoPro è l'adattatore. Infatti nella GoPro Hero 8 hanno fatto in modo che basta se il cavo USB per fare lo streaming al computer. La GoPro come webcam al computer semplicemente col cavo USB. Subito dopo che io praticamente ho preso l'adattatore per la GoPro, piccola chicca, marzo 94 ho pubblicato un video dove si lamentava dell'adattatore che a volte non funzionava e che non registrava l'audio. E questo mi ha fatto incazzare ancora di più, visto che ho speso altri 60 euro senza la certezza che questo funzionasse. Ma va bene, continuerò tanto a comprare lo stesso GoPro, penso, perché non è che c'è tanto in giro a parte DJI, che potrebbe essere un'alternativa interessante, ma ormai che una Hero 7 non ha molto senso. Comunque il punto di questo video non è blastare GoPro o diffamare il marchio e dire che non comprerò mai più i loro prodotti perché sono indignato. Semplicemente voglio muovere delle critiche verso un prodotto costoso e top di gamma. Il fine di queste critiche non è neanche quello di chiedere a GoPro di far costare, che so, meno i loro prodotti perché funzionano male. Chiedo soltanto quantomeno di far funzionare bene le cose che già abbiamo. Non voglio che un adattatore registri il 50% delle volte che lo uso, oppure che la GoPro app ci metta 20 minuti a collegarsi. Quindi magari GoPro, invece di far uscire due modelli all'anno delle fotocamere, pensate a far funzionare bene quelli già esistenti. Detto questo, grazie e arrivederci.